Un saluto a tutti voi Pokéfan e benvenuti alla 33esima parte della mia guida a Pokémon versione Platinum. Dunque, in questa parte continueremo l'esplorazione della sede del Team Galassia qui a Rubepoli. Ok, fatemi controllare un attimo come sta la squadra. Eh beh, Led e Fairy non posso dire che siano messi bene, neanche Sandy ha quasi metà DPS, insomma. Comunque, da queste parti dovrebbero esserci dei letti, infatti, in cui possiamo riposarci, ma non credo siano accessibili da qui, insomma. Ok, direi subito di usare i teletrasporti. Ok, prendiamo questo oggetto che è il revitalizzante Max, molto molto utile. Io sono andato completamente a caso, come già vi ho detto nella parte precedente, non ricordo benissimo come è formata questa sede. Qui prendiamo Coccio Verde. E quindi credo che l'unico trasporto utile sia questo qui, infatti, però c'è anche uno scienziato. Ok, sfidiamolo. Non ti lascerò interrompere le nostre ricerche per il Team Galassia, va bene. Porygon 2, ma aspettavo più un Kadabra, comunque. Sincronismo, ok, Porygon 2 sarà abbastanza difficile da buttare giù, quindi direi di fare prima un calmamente. Intanto lui ci aumenta l'attacco speciale con Special X. E ora direi di usare Psichico. Siamo anche tanto veloci da riuscire a colpire due volte consecutive. E l'abbiamo fatto fuori, perfetto. Ok. Qui c'è Bellocchio. È un botto di Renu del Team Galassia. Psst, sono qui, da questa parte. Questa riunione del Team Galassia a cosa servirà? Questa riunione non c'era in Pokémon Diamante e Perla. Benvenuti al Team Galassia, prestatemi ascolto. Il mio nome è Cyrus e mi presento a voi per la prima volta oggi. Davvero non lo conoscevano quelli del Team Galassia? Brutta organizzazione. Questo nostro mondo è primitivo, in altre parole incompleto. La nostra è sempre stata e sempre sarà una lotta per la sopravvivenza. Allo stesso modo anche i Pokémon e noi, uomini, siamo esseri incompleti. E ciò che ci manca cerchiamo di ottenerlo con la forza. Tutto questo è sbagliato. Io disprezzo ciò che è incompleto. Il fatto di esserlo riempie d'odio ogni più piccola fibra del mio corpo. Il mondo dovrebbe essere completo, il mondo deve cambiare. E chi lo cambierà? Io, Cyrus, e il Team Galassia, sì, tutti voi. Insieme abbiamo riportato alla luce i miti e i segreti messi gelati. Insieme abbiamo catturato Pokémon leggendari e ora il Team Galassia ha ottenuto l'energia per cambiare il mondo. Il potere dei sogni a portata di mano. Riuscite a capirlo, amici miei? Il sogno che accarezzo da sempre, un nuovo mondo sta per diventare realtà. Quelli diretti al Monte Corona e quelli che resteranno qui. Anche se la nostra missione è diversa, i nostri cuori battono all'unisono. Lunga vita al Team Galassia! Sì! Il maestro Cyrus è il migliore! E ora Bellocchio ci dirà una cosa che possiamo conoscere solo giocando a questo gioco. Di Cyrus. Fiu! Così quello era Cyrus, il cavo del Team Galassia. Niente male come intervento, per avere solo 27 anni è un vero trascinatore. Ma che vuol dire creare un mondo che è solo per il Team Galassia e tutti gli altri? È talmente assurdo che non riesco nemmeno a concepirlo. Un nuovo mondo? Ma che significa? E cosa sarebbe questo mondo incompleto? Molto bene, tocca alla Polizia Internazionale far luce su questo caso. E io ne sono un fiero rappresentante, quindi è mio compito condurre le indagini. Ora dobbiamo separarci, fai molta attenzione. Ok. Per chi non l'avesse capito, l'indizio su Cyrus è la sua età. Ossia, 27 anni. Perfetto, eccoli qui i lettucci. Bene, mi riposo ovviamente per non sprecare pozioni e revitalizzanti che potrebbero essermi utili in altri momenti. E proseguiamo, mancano abbastanza poche lotte e siamo arrivati alla fine praticamente. Ok, direi di mandare Sandy, perché Fairy a livello 42 basta avanza. E poi Sarai, e ora vi spiego appunto il perché. Le regole del Team Galassia usano principalmente Pokémon di tipo lotta. Vabbè, non tanto lotto, ma tipo veleno, come Stanky e Croagunk, ecco. Sandy può fare loro molto male, quindi ho mandato Poison apposta per non colpire il mio compagno di squadra con terremoto. Io ovviamente posso fare anche volo, in modo volo, per diciamo scomparire dallo schermo, insomma. Quindi insomma può praticamente fallisce su Poison terremoto. Non è che non è molto efficace, è un po' diverso, insomma. Comunque fuori tutti e due. Ovviamente sono dei Pokémon abbastanza con poco difesa e Sandy ha un buon attacco. Inoltre una mossa potente come terremoto, super efficace, davvero. Non è molto facile da resistere. Ok, viene colpito da Terra Tempesta, Croagunk
e stanchi. Ok, terremoto. Volo su stanchi, vabbè, in realtà volevo farlo su Krogan, ma è uguale, insomma. E ora terremoto, non è finito su Posray e colpirà e distruggerà, anzi, Krogan. Perfetto, fuori. Sì, io purtroppo ho sempre il solito problema che non riesco a sentire gli attacchi degli avversari, ma a breve spero di cambiare cuffie. Ok, terremoto e veleno croce, dai, lo proviamo subito. Perfetto, buon hit io. È quello che mi aspetto da un po', da una mossa come veleno croce. Ottimo. Perfetto, dobbiamo proseguire. Ben tre teletrasporti. Ok, proviamo a trovare le vie che ci portano agli strumenti e poi quella più importante. Ok, Elisir Max. E qui c'è un oggetto, proteina. Perfetto. La darei a Sandy. No, non volevo chiudere la borsa, volevo darla a Sandy. Ok. E quindi credo che quest'ultimo teletrasporto sarà molto importante. Saliamo le scale. Sì, siamo da Cyrus. Ok, apriamo la porta. Non credo che Sandy sia il mio Pokémon contro cui combattere. Conoscendolo, utilizzerà sicuramente un Sneasel e un Murkrow o le loro evoluzioni. Quindi, non lo so, direi di andare con Wildfire o con Led. Non lo so, comunque, vabbè. Tanto, mentre posiziono un po' la squadra, darò la condizione esperienza a Led, ovviamente. Dal momento che anche Dragon è salito a livello 42. Dunque sei qui, hai sentito il mio discorso, immagino. Un cumulo di sciocchezze, naturalmente. È pur vero che io ho intenzione di creare un nuovo mondo, ma in esso non c'è posto per quello del King Galassia. Wow, stai dicendo i tuoi piani e i tuoi progetti futuri a al tuo più grande nemico. Complimenti, sei perspicace. Il nuovo mondo che io voglio è destinato solo a me. In caso contrario non potrebbe mai essere completamente perfetto. Vedo che tu sei egocentrico, eh? Anche tu hai visto i miei sgherri, no? Dovresti aver capito che sono incompleti e inutili per la natura. So perché sei qui, lo sento. Si tratta di Uxie, Mesprit e Azif, vero? Vuoi salvarli? A me non servono più. Con loro ho finito. Se vuoi davvero salvarli, allora accomodi, a me non importa. Mi risparmierò il disturbo di liberarmi di loro. Ma sappi una cosa, sei un tipo strano. Tu non hai niente a che fare con questi Pokémon, non è vero? Sei qui per salvarli per pura compassione? Che sentimento patetico e inutile, irrazionale e assurdo. La vita e la compassione sono frutto di spiriti deboli e imperfetti. Sono sentimenti inutili come quello che ti spinto fin qui. Ti farò pentire di questo tuo slancio di bontà. Ed ecco qui la seconda lotta contro Cyrus, il capo galassia, e non sarà l'ultima. Ok, fatto bene a mandare Wildfire perché lui incomincia con il suo Sneasel, fa lacerazione, senza brutto colpo per fortuna, e noi lo stenderemo al suolo con una buonissima buffa. 4 per Tabato. Neanche un Rhyperior potrebbe riuscire a resistere. No, forse il Rhyperior sì, tanta per difesa che ha. Ok, poi abbiamo Crobat. Bene, direi di mandare Led, ovviamente. E di provare a farlo fuori. Certo, non credo che basterà un solo Fulmindenti senza sottocarica. Perché lui non è un semplice Zubat. O meglio, non è un semplice Golbat delle reclute. E infatti è il Crobat di Cyrus, che tra l'altro dovrebbe conoscere Onda Calda, è l'unico Pokémon, l'unico Crobat che può imparare Onda Calda. Ecco, ora noi falliamo anche. Super Suono fallisce. Bene, certo che anche tu, Cyrus, sei intelligente, potresti insegnargli anche almeno Sordiraggio, voglio dire. Ha più del un po' meno del doppio della precisione di Super Suono. Comunque, una sua vista brutta sul veleno denti, brutto colpo di Crobat, ma siamo riusciti a resistere. E ora c'è Hunchcrew. Bene, contro Hunchcrew vorrei cambiare Pokémon e mandare Triton, che ha buon IPS, ha una buona difesa e tra l'altro con Raggio Aurora potrebbe fare molto male ad Hunchcrew, che è l'evoluzione di Murkrow, un Pokémon molto potente di tipo volante, che ha un attacco e un attacco di veramente spaventosi. La velocità non è molto alta, mentre invece le difese sono abbastanza basse, vedete quando mi ha fatto con Perforbecco. 13,66. No, credo che riuscirà a battermi con un altro Perforbecco. Vabbè, noi ci proviamo. Ti prego, resisti, Triton. Bravissimo. Ecco, ora però noi non lo buttiamo giù, giustamente. Lui però non si ricarica e ha una bacca cedro.
No, sono in difficoltà. Se mi curo lui riuscirà ad attaccare due volte consecutive. Quindi non saprei, manderò Poisonray. Tanto per riuscire ad essere più veloce di lui e a resistere a un perfobecco. Bello croce. No, l'ho buttato giù, non ci credo. Non ci credo, dai, che sfiga. Ora, Daddy spero che sia più veloce di Anchor, giusto? No, neanche per... Cavolo, ma dai, ma ora questo mi fa fuori tutta la squadra. Dai, non ci credo. Vai Wildfire, fai vedere chi sei. Distruggilo. Uccellaccio, quanta sfortuna, guarda. Ma quando volevi morire, scusa? Ok. L'ammetto, sei proprio forte. Anche tu però. All'origine della tua forza c'è la tua compassione verso i Pokémon. Che spreco, questi sentimenti sono pure illusioni. E come tutte le illusioni sono destinati a scomparire col tempo, finché la morte non li cancella per sempre. Ecco perché ho abbandonato tutti i sentimenti inutili e patetici. Ma non importa, dubito che potrai mai capire la mia posizione. Detto questo, riconosco la tua forza e il tuo coraggio per arrivare fin qui. Ecco la tua ricompensa. Master Ball, la Pokémon suprema, come sapete tutti. Cattura ogni Pokémon selvatico. Va bene, sì, bla bla bla. E lui se ne va al Monte Corona. Ok. Ti seguiremo, Cyrus, non preoccuparti. Ti riusciremo ancora una volta a mettere i bastoni tra le ruote. Ok, qui si va praticamente nella sala dove lui ha tenuto il discorso poco tempo fa. E qui ci sono i pannelli di trasferimento che ci porteranno al laboratorio sotterraneo. Una zona molto creepy di questa sede del Team Galassia, dove ci sono alcuni scienziati che non riescono ad accettare quello che hanno fatto ai poveri Pokémon leggendari dei laghi, insomma. Qui ci sono appunto i tre Pokémon leggendari che aspettano di essere liberati da noi, sofferenti. Infatti, se provate a parlargli. E qui ci sono Plutinio e Saturno. Quindi direi di dare una bella sistemata alla mia squadra, utilizzante Max, magari a LED. Ecco così. E mettiamo per primo Sandy. Per prima Sandy. Tu hai fatto tutta questa strada per salvare dei Pokémon. Anche se non è una novità, non posso dire di comprendere il capo. Perché dovrebbe lasciare una novità come te girare liberamente qui? Noi del Team Galassia prendiamo tutto ciò che ci serve e buttiamo tutto quello che non ci serve. Ma veniamo a noi, ora non ho mai sei qui, voglio darti il benvenuto. Consideralo un risarcimento per avermi insultato al lago. Insultato, se si può dire che ti ho battuto e ho dimostrato a tutti la tua debolezza, insomma. Ok, bene. Cioè, neanche troppo, però. Va bene, dovrò mandare LED contro Golbat. Pensavo che iniziasse con un Krogan o con Toxicroak, insomma. Però me lo dovevo aspettare. Dopo tutto i suoi Pokémon sono molto simili a quelli di una regola. Sono proprio potenti, insomma. Ecco, la LED mi farà ancora male. E mi avvelenerà, anche. Perfetto, proprio. Sono a posto. Non lo butterà giù, ovviamente, perché quando mai. Ora però spero di resistere a libero allenamento e di buttarlo giù. Denti ancora. Perfetto. Livello 41 per LED. Sì, buono. Tempesta di sabbia, sì, bla bla bla. Muoviti, sbrigati, non ho tempo di perdere tempo. Non ho tempo. Fate conto che non ho detto nulla, insomma. No, perché non riusci. Con l'italiano che ho espresso, insomma, non riusciresti a capirlo. Ok, Bronzor. Vota a fuoco? Non lo butterà giù, appunto. Extra Sense mi farà un po' male. Come mossa tipo psico, non perché l'attacco di Bronzor sia elevato, anzi tutt'altro. Tra l'altro è anche immune a Terra in Bestia, questo idiota, questo Pokémon che io odio. Sebbene misterioso, io non lo sopporto. E poi c'è Toxicroak. Bene, direi di non rischiare Sandy e di mandare Feli. E con Psychico può fare un bel 4 per... Ok, sperando che riesca a resistere una sua mossa, lo butteremo giù. No, Forbice X, no. Brava, bravo Feli. Ora lo butta giù, ora lo butta giù. Ora lo butta giù, bravissimo Feli. Complimenti. È fuori anche Saturno. Gah, come fai ad essere così forte? Bene, fai quello che ti pare con quei tre Pokémon. Premi il pulsante su quella macchina per liberarli. Vuoi prendere il pulsante per liberarli? Che sono riuscito a fare allora qui? E liberiamo.
Perfetto. Da questo momento sarà possibile catturare nei laghi. Il nostro capo ha creato una rossocatina da cristalli di capatina dei Pokémon. La rossocatina serve a legare qualcosa con il mondo di Corona. A quanto pare serve anche per creare qualcosa. Ma non so altro. Chissà cosa sta pianificando lassù. Ok, noi cerchiamo di andarcene da questo inferno. O da questa sede, semplicemente. E ora dovrebbero essere liberi questi teletrasporti che ci permettono di andare via direttamente. Ok, tanto lei è sopravvissuto al veleno. E finalmente abbiamo finito la sede del Team Galassia. Beh, non ci abbiamo messo neanche tanto tempo, due parti, insomma. Non sono un grande perdere di tempo. Ok, ragazzi, allora, due cose da dirvi. Nella prossima parte ovviamente saremo a Quiripoli, partiremo da lì. Anzi no, forse partiremo, no, mi conviene più partire da Mineropoli per andare al Monte Corone per finalmente raggiungere Cyrus, appunto nella zona più alta della regione di Sinnoh. Inoltre ci servirà Scala Roccia, che io insegnerò a Wildfire per non privarmi di un Pokémon da allenare, perché mi servirà la squadra completa nella missione che appunto andremo a compiere. Quindi spero che questa parte vi sia piaciuta. Dal vostro James Pokémon è tutto. Ciao a tutti, ragazzi.